una battaglia che sta diventando sempre più dura, perché Coca-Cola, dopo aver proposto, imposto l'uscita di 14 persone, tra cui due delegati sindacali, e quindi aver dichiarato a tutti che il problema non sono gli esuberi di cui ci hanno raccontato, perché in questo magazzino non ci sono crisi lavorative, c'è solo più lavoro, soprattutto andando verso l'estate. E quindi hanno dichiarato guerra ai Cobas e vogliono buttare fuori una parte di questi lavoratori. Perché? Perché noi creiamo diritti, negli ultimi anni abbiamo creato diritti, rispetto, dignità, abbiamo alzato i livelli, abbiamo mandato via i caporali che c'erano qua dentro e prendevano soldi per far lavorare le persone. La colpa di chi oggi è messo alla porta di questo magazzino è di aver lottato per portare a casa diritti per tutti, compresi quei lavoratori che oggi accettano con le loro sigle sindacali come la UIL di firmare accordi per buttar fuori i propri colleghi. Questa è la porcheria, e oggi ci vediamo sul giornale addirittura che vendono a chiamare l'ambasciata americana. Cosa faranno? Ci manderanno i bombardieri Trump, ci manderanno i Marines, perché qua stiamo lottando per i diritti e per la dignità. Qualcuno ha scritto che la nostra è solo una battaglia economica, perché vogliamo più soldi. Questa è una stupidaggine. Noi abbiamo detto fin dal primo giorno, noi vogliamo il lavoro, perché c'è gente qua che lavora da 15 anni. Coca-Cola chiude perché vuole costruire una guerra contro i lavoratori, mettendo i lavoratori contro altri lavoratori. Questa è l'infamia di un'azienda che in giro per il mondo affama, uccide, ruba l'acqua, come fa qua a Nogara. A Nogara consuma 1,5 miliardi di litri d'acqua, spende 13.000 euro l'anno, gliela regaliamo. È un rapporto dello Stato con queste multinazionali che è di subalternità totale, a condiscendenza. Questi si sentono i padroni del mondo, si sentono di poter fare quello che vogliono, ed è per questo che è vergognoso che di fronte a un atto criminale, perché quello che hanno fatto qua è un atto criminale, così come quello che hanno fatto a Modena, sono convocate tutte le parti, dalla Coca-Cola alla provincia, alla regione, e la Confindustria, quella che si schiera sempre dalla parte della Coca-Cola, perché si arrivi a trovare una soluzione. E la precondizione della soluzione non possono essere i soldi, la carità che ti fanno per dire: guardi, tu vali quanto, ti calcolo a peso. Come facciamo a calcolare il valore di una persona che non ha più un lavoro? Come fanno a calcolarlo questo? Però noi invece diciamo che la precondizione perché si possa avviare un tavolo di trattativa serio è che venga cancellata la lista di proscrizione. Questo noi vogliamo ottenere, venga cancellata la lista di proscrizione. Sì, è stato portato i pacchi viveri ai nostri lavoratori. Sì, si vengono riforniti tutti i giorni. E adesso ci spostiamo. Ma là è importante che abbiamo ieri, perché avevano reintrodotto la tortura qua in Italia, nel senso non volevano far arrivare sigarette a quelli sopra, siamo riusciti a fargli arrivare anche. A fargli arrivare le sigarette. Adesso ci spostiamo davanti al cancello principale. Sì, sì, adesso andiamo là davanti, facciamo un presidio là davanti. Go!
Coca-Cola sulla statale. È chiaro che oggi è una grande giornata perché, come avete visto, ci sono lavoratori che vengono da tutte le parti. Quindi io chiedo a tutte le mogli, mamme, sorelle, quello che sono, di essere uniti, perché io adesso la polizia non mi lasciano neanche vederlo da vicino. Sono 3 giorni che devo chiedere permesso per vedere mio marito anche che sta sopra il tetto. È più di una settimana che sta là. Quindi non lo so cosa dire, che sono anche un po' emozionata, però è che il problema tocca a uno, tocca a tutti. Okay, siamo più di 45 che siamo fuori e ci sono 45 famiglie che sono fuori. È il problema, non è quella che siamo fuori perché non lavoriamo o perché siamo di giubili, come dicano loro. Il problema è quale? Il problema è che siamo iscritti con questa bandiera. Il problema è quella, non è che lavoriamo. E questo era il problema. Loro volevano buttare i 45 iscritti di Comas. Punto. Grazie. Noi qua a Coca-Cola mi ti ringrazio a tutti, ti ringrazio a tutti. Io già qua da 2002 in Italia che è arrivato, io sono qua che ho lavorato 10 anni. Voglio parlare questa cosa a militare, a poliziotti, a guarda, quello che c'è qua. Ma se come ha buttato 45-48 famiglie, qua non era buttato fuori. Se gente andare a rubare dopo, cosa dice la gente, Dio buono? Non fare così, dobbiamo parlare con questa gente per far rientrare al lavoro la gente, non per guadagnare così, stai indietro a guadagnare gente. Se gente comincia a rubare, fai casini, vendi droga, ti segui come delinquenti, ma la gente vuole lavorare. Io come 6 figli, qua non gara abitino, Dio buono, come posso vivere con 6 figli senza lavoro, Dio buono? Tocca uno! Tocca a tutti! Tocca uno! Tocca a tutti!